Ciao a tutti e bentornati sul canale, benvenuti ai nuovi iscritti. Io mi chiamo Angela e questo è soprattutto un canale con video di pulizie motivazionali, pulizie della casa. Iniziamo oggi con un video di pulizie random in tutta la casa. Quindi ho iniziato dalla cameretta dove avete visto che la poltrona letto era stata aperta perché ho passato la notte insieme a mio figlio che ha provato a dormire nel suo lettino praticamente tutta la notte, quindi ad un certo punto sono andata anch'io a fargli compagnia. Alcune scene del video sono state tagliate perché purtroppo la batteria della fotocamera era scarica e io non me ne sono resa conto, quindi qualche scena è andata tagliata. Avevo anche dato una veloce pulizia alla poltrona all'esterno, anche se si tratta di una poltrona del tutto sfoderabile, io ancora non la lavo completamente, ho un po' di timore perché il tessuto è particolare, quindi la vado semplicemente a pulire con una pezzetta umida. Per il resto ho tolto la polvere su tutto l'armadio, un po' sul Kallax dove ci sono i giochi di Samuele, quindi anche su qualche gioco, in qualche contenitore, sul tavolino. Ho sistemato quello che era possibile sistemare praticamente e poi ho dato una bella pulita anche al pavimento. Pulizia del bagno. Anche qui ho fatto praticamente pulizie random, non sono andata a soffermarmi su nulla, ho semplicemente tolto il caos che c'era e sono andata a pulire il vetro della doccia perché era completamente pieno di calcare, quindi era praticamente a macchia, quasi non si vedeva più che fosse un vetro, ma era praticamente tutto a goccioline, quindi era necessario pulirlo e ho dato una bella passata all'interno con l'anticalcare che poi vado a sciacquare e a passare, insomma, quell'aggeggino per togliere le gocce di acqua. E poi sono andata semplicemente a pulire i sanitari, a pulire il lavandino. Ho dato una pulita anche allo specchio, al mobiletto, ai vetri, sia al vetro della doccia che ai vetri della finestra. E poi sono andata anche qui a dare una bella pulita al pavimento. E come vedete, sto continuando ad utilizzare la Pulilava della Folletto, anche se devo dire inizio ad avere dei dubbi. All'inizio, quando l'ho riportata su, come vi dicevo nell'altro video, mi ero trovata comoda, ecco, l'ho trovata molto molto comoda, però adesso già dopo una decina di giorni di utilizzo inizio a vedere che comunque la pulizia non è effettivamente come la vorrei io, quindi sto pensando di rimetterla da parte e tornare a lavare anche semplicemente con il mocio e non con la pezza, però assolutamente la Pulilava non mi convince del tutto.
eccoci anche nella camera da letto. Non c'era particolare disordine, devo dire. C'erano solo, vabbè, il letto da rifare, il pigiama da sistemare, qualche completo sportivo che avevo lavato e avevo lasciato lì, quindi era semplicemente da piegare, e poi il mio comodino dove di notte c'è sempre latte, acqua e vari fazzoletti dovuti al raffreddore del bambino. Quindi niente di che, insomma, anche la scrivania era per lo più pulita. Ho dato una spolverata ai comodini e alle due mensole sopra il letto, ho dato una pulita anche allo specchio che ho sull'armadio, e poi anche in questa stanza ho fatto il pavimento. Come vedete, ho passato l'aspirapolvere, il Dyson in questo caso, anche sul letto, cosa che ultimamente faccio spesso, anche perché è nel periodo autunnale si perdono più capelli del solito e quindi va sempre a finire, insomma, qualche capello nel lenzuolo. Non mi piace assolutamente, quindi è d'obbligo passare l'aspirapolvere al mattino. Nella zona giorno non c'era particolare disordine, infatti vedete che il divano era particolarmente sgombro, c'era veramente pochissima roba. Sono andata a, come sempre, a pulirlo, a passarci l'aspirapolvere che faccio tutti i giorni, perché briciole, bricioline, cosucce varie ci sono sempre. Chi ha bambini può capirmi. E anche qui poi sono andata a pulire il mobiletto sotto la televisione e sono andata a dargli anche una spolverata. Sono andata a sistemare tutto il tavolo da pranzo dove c'erano ancora le cose della colazione. Poi sono andata a sistemare lo snack e infine la cucina. Quindi anche tutta la zona giorno ha avuto una sua una sorta di pulizia. Ecco, non sono andata a fare una pulizia estrema in tutti i punti della casa, ma solo pulizia random per rendere appunto la casa vivibile e accettabile. Assolutamente la pulizia è necessaria tutti i giorni, ma appunto non sono andata nei particolari.
sei arrivati alla fine del video, ti ringrazio per aver seguito questo video fin qui, ti mando un grandissimo bacio, mi raccomando ricordati di iscriverti al canale per essere aggiornato su tutti i prossimi video e grazie!